Vincita svoltosi il 22 giugno del 1938 sul ring di New York. Poi daremo un'occhiata al secondo incontro tra Marciano e Wolcott, poi le due edizioni dell'incontro tra Sonny Liston e Floyd Patterson ed infine la rivincita molto discussa, discutibile, ne parleremo un pochino, tra Cassius Clay, che allora si chiamava così, non si chiamava ancora Muhammad Ali, e Sonny Liston, un incontro svoltosi a Lewiston nel Maine il 25 maggio del 1965. Questo è il primo blocco di emozioni che vi regaliamo questa sera. Ecco qui, 22 giugno 1938. Joe Louis contro Max Schmeling. Max Schmeling aveva battuto Joe Louis per KO alla dodicesima ripresa nel 1936, prima che Joe Louis diventasse campione del mondo. Since that time, Joe Louis with the white stripe trunks has become heavyweight champion of the world by dethroning James J. Braddock on the same date. Joe Louis sulla destra. Match atteso e caricato di polemiche, di discussioni, di motivi anche extrasportivi. Il nero Louis contro il bianco Schmeling, Schmeling rappresentante di una Germania capeggiata da Hitler, il quale Hitler era stato anche lui coinvolto, non so se volontariamente o meno, nelle polemiche della vigilia. Il pubblico americano, quello bianco, che non tutto dalla parte di Louis, alcuni americani bianchi speravano che Schmeling battesse Joe Louis. Match iniziato con molta circospezione. Poi vediamo qui Louis che mette sulle corde Schmeling, lo colpisce. Vedete che Schmeling si aggrappa ad una corda con il braccio destro, ma non può evitare i colpi che impietosamente Joe Louis gli scarica addosso. C'è l'arbitro che inizia il conteggio ancora con il braccio appoggiato alla corda Schmeling. Appena l'incontro riprende, il primo 1-2 di Louis rimette al tappeto Schmeling. Si riprende, una nuova caduta, vedete il pugile appoggia i guantoni per terra, frettolosamente l'arbitro glieli pulisce e ci sono 3 knockdown in questa prima ripresa, quindi c'è la conclusione, ecco qui, in una sola ripresa Joe Louis ha riscattato la sconfitta subita 2 anni prima, ripeto, era andato KO alla 12ª ripresa quando non era ancora campione del mondo. Poi ha avuto la possibilità di incontrare Braddock, ha battuto Schmeling nella corsa a Braddock, era organizzativamente più appoggiato. Bisogna ricordare che Joe Louis combatteva negli Stati Uniti, Schmeling era tedesco e quindi era un pochino fuori dal grande giro, quindi Joe Louis è arrivato al titolo mondiale senza dover passare di nuovo attraverso un incontro con Schmeling, però naturalmente il fatto che Schmeling avesse battuto Joe Louis per KO alla 12ª ripresa nel primo incontro ha giustificato questo incontro di rivincita, che forse è stato dal punto di vista dell'importanza universale l'incontro più importante nella storia del pugilato. Bene, facciamo un salto di qualche anno, arriviamo a dopo la guerra, nel 1953. Rocky Marciano aveva conquistato il titolo mondiale dei pesi massimi battendo per KO la 13ª ripresa Joe Wolcott. Wolcott aveva messo a terra Marciano nel primo round, naturale, quasi inevitabile l'incontro di rivincita, anche perché allora le rivincite erano consentite, anzi erano una tradizione. Nessun pugile metteva in palio il proprio titolo se nel contratto non c'era una clausola che comprendeva appunto l'incontro di rivincita. Questo incontro il 15 maggio 1953 sulla ring di Chicago. Ecco qui, viene definito a natural, cioè un naturale l'incontro di rivincita. Questo è Jersey Joe Wolcott che corre. Ecco Wolcott in pantaloncini neri, Marciano pantaloncini bianchi. Marciano era andato al tappeto, come ho detto prima, nella prima ripresa. Nel loro primo incontro, questa volta ha iniziato con cautela, ma appena gli si è offerta la possibilità ha fulminato Wolcott. Una soluzione fulminea e Jersey Joe Wolcott non ce la fa, si rimette in qualche modo in piedi, ma l'arbitro si accorge subito che non è in grado di proseguire. Rivediamo, vedete il montante destro, gancio sinistro e montante destro, la combinazione vincente che conferma Rocky Marciano campione del mondo dei pesi massimi. Come sapete, Rocky Marciano è l'unico pugile che ha lasciato il titolo mondiale dei pesi massimi imbattuto dopo aver sostenuto 49 incontri con 49 vittorie, 7 di questi incontri per il titolo mondiale, 6 vittoriose difese. Questa è stata la prima, poi ce ne saranno altre 5.
inevitabile l'incontro di rivincita. Ho spiegato prima che a quei tempi nessun pugile metteva in palio il titolo se non si era assicurato una rivincita, la rivincita del 22 luglio del 1963 sul ring di Las Vegas. E questa volta Patterson è salito sul ring ancora più intimidito, ancora più impaurito, perché aveva toccato con mano la potenza del suo avversario. Quell'incontro si è svolto al Convention Center di Las Vegas. Allora, del destro, sinistro, ancora il montante destro. Ecco, e c'è Patterson che mette il ginocchio a terra. C'è l'arbitro che lo conta, si rimette in qualche modo in piedi. Patterson fa segno di essere in grado di continuare con la testa, ma secondo me non è assolutamente convinto di potercela fare. Continua per dovere professionale. Sbaglia alcuni colpi Liston, cerca di tenere, guardate come cerca di tenere Patterson, è l'unica cosa che può fare, è solo una questione di tempo la conclusione dell'incontro. Il sinistro, ancora il gancio sinistro di Liston. Ecco qui, finisce una seconda volta al tappeto Floyd Patterson, ma è un incontro francamente che non aveva più senso. Non aveva senso perché Floyd Patterson sapeva perfettamente di non avere possibilità in quell'incontro. Ecco qui, ancora su un gancio sinistro, è la terza volta che finisce al tappeto Patterson e quindi anche il secondo incontro si conclude in una sola ripresa. Ripeto, se nel primo incontro ci poteva essere un'incognita, ci poteva essere un'ombra di dubbio, il secondo incontro è stata una formalità. Mi è un po' ricordato la rivincita tra Monzon e Benvenuti. Quando Nino Benvenuti è salito sul ring di Monte Carlo per la rivincita con Carlos Monzon, non aveva una chance e non aveva una sola speranza di poter vincere l'incontro. Lo ha fatto lo stesso per incassare la borsa. Forse secondo me se la poteva risparmiare, quell'ultimo incontro se lo poteva risparmiare, così come Patterson si poteva risparmiare questo incontro di rivincita con Sonny Liston. D'accordo che naturalmente si è pugili professionisti e non ci si può dimenticare dei contenuti economici, ma alle volte l'immagine conta pure qualche cosa. Questa è la ragione per la quale io continuo a insistere che Bruno Arcari è stato il miglior pugile italiano, anche se molti pensano che lo sia stato Benvenuti. Benvenuti poteva finire meglio la sua carriera, questo è il mio personalissimo parere. Sempre con Liston protagonista, l'incontro con Cassius Clay. C'era stato un primo incontro sul ring di Miami nel 1964, nel febbraio del 64, e Clay, che era nettamente sfavorito dal pronostico, lo ha vinto perché Liston si è ritirato nella settima ripresa accusando un infortunio alla spalla, un infortunio perlomeno insolito nel pugilato. Inevitabile l'incontro di rivincita collocato stranamente sul ring di Lewiston, una cittadina del Maine, davanti a soli 1500 spettatori. L'arbitro designato per questo incontro, Jersey Joe Wolcott, protagonista della sfida con Marciano che vi abbiamo fatto vedere prima, e non si sa bene per quale motivo sia stato scelto un ex pugile con nessuna o con quasi nessuna esperienza dal punto di vista arbitrale. Questo ha alimentato dei dubbi che poi saranno rinforzati anche dallo svolgimento dell'incontro che stiamo per rivedere. 25 maggio, ripeto, 1965. Ali, pantaloncini bianchi. Ecco che comincia a danzare box. Ali. Ecco qui, questo sinistro di Ali, che non tutti hanno visto. Forse nessuno, alcuni pensano comunque di averlo visto. Attenzione, guardate, Liston cerca di rialzarsi, poi ricade di nuovo al tappeto. Intanto Ali esprime il suo entusiasmo, salta di gioia. Jersey Joe Wolcott starebbe per far riprendere l'incontro. Guarda, chiede indicazioni e intanto Ali e Liston riprendono a combattere. Dopodiché Jersey Joe Wolcott è andato a chiedere lumi fuori dal ring e ritorna e ferma il match, decretando la vittoria per KO di Muhammad Ali. Ora, questo sinistro è stato definito dalla copertina di Sports Illustrated The Phantom Punch, cioè il pugno fantasma. C'è chi l'ha visto, c'è chi non l'ha visto. C'è una teoria, ecco, io ne ho già parlato tempo fa, ma vale la pena ripetere. C'è una teoria, c'è un,
che assomiglia un po' alla leggenda, ma forse non è leggenda nel mondo del pugilato. Si dice questo: Liston aveva accettato di perdere contro Ali, di cedergli il suo titolo in cambio di una certa somma di denaro e in cambio di una percentuale sui futuri guadagni di Muhammad Ali o di Cassius Clay, se preferite. Fino al momento in cui i guadagni di Muhammad Ali sono rimasti nell'ordine dei $200,000, tutto è andato bene. Poi, quando è stata organizzata la prima sfida con Joe Frazier, per la quale Ali percepiva $2,5 milioni, e quindi la fetta spettante a Liston diventava piuttosto interessante dal punto di vista economico, ecco, due mesi prima lo svolgimento di questo incontro, il 6 gennaio del 1971, Sonny Liston è stato trovato morto in una camera d'albergo di Las Vegas. Qualcuno dice che sia stato ammazzato, qualcuno dice che sia stato ammazzato per non dover pagare ancora a lui la quota che gli spettava sui guadagni di Muhammad Ali. Ripeto, nessuno ha le prove di quello che ho detto, però è un discorso che circola, che io ho raccolto con insistenza nell'ambiente del pugilato e che quindi vi riferisco. Bene, la carrellata delle nostre soluzioni, collage, la nostra rassegna di soluzioni lampo nella storia del pugilato. Rimaniamo tra i pesi massimi, che sono naturalmente i fornitori più cospicui di materiale di questo tipo. Facciamo un salto di 8 anni, arriviamo al 1973, quando campione del mondo dei pesi massimi era lo stesso George Foreman, che il prossimo 15 giugno a 42 anni incontrerà Jerry Cooney nella speranza di poter avere una opportunità a livello mondiale con Mike Tyson. Guardiamo dunque Foreman sul ring di Tokyo il 1 settembre del 1973, nella prima difesa di un titolo mondiale conquistato qualche mese prima e che poi comunque vedremo. Quindi Foreman contro Roman sul ring di Tokyo, il primo dei due campionati del mondo dei pesi massimi mai disputatisi in Giappone. Il secondo lo ha disputato Mike Tyson poco tempo fa. José Román, portoricano, pantaloncini neri, ecco Foreman, pantaloncini rossi. Guardate il destro che alza quasi da terra l'avversario. This is Jose Roman's 50th pro bout as he comes off a win over the rugged Terry Daniels. L'arbitro è Jay Edson. Non è molto preciso il lavoro di Foreman, ma non aveva bisogno di essere preciso, prima o poi avrebbe colpito l'avversario. Ed ecco qui che scivola praticamente al tappeto José Román, si rimette in qualche modo in piedi, discute con un secondo di Román l'arbitro, fa proseguire, ma ormai l'esecuzione avviene con questo destro che colpisce con precisione alla punta del mento. Era una questione di calcolo delle probabilità, Foreman aveva sbagliato molti colpi, prima o poi sarebbe andato a segno con precisione. Si fa continuare, non serve più assolutamente a nulla quello che vedremo ora. Ecco qui che si accascia nuovamente al tappeto Román, è il terzo knockdown. Aggiunge qualcosa allo spettacolo l'arbitro Jay Edson, mettendosi in ginocchio per contare, un pugile che non si alzerà. Quindi KO alla prima ripresa per George Foreman, la cui potenza era stata scoperta qualche mese prima, quando nel gennaio del 73 sul ring di Kingston in Giamaica aveva affrontato Joe Frazier per il titolo mondiale. Frazier era stato sicuramente ammorbidito dalla prima memorabile sfida con Muhammad Ali, comunque è salito sul ring da favorito contro Foreman. E guardate questo destro che mette al tappeto Frazier. In realtà questo incontro non si è esaurito in una sola ripresa, ce ne sono volute due. L'arbitro era Art Mercante. Ma meritava comunque di essere incluso in questa rassegna di soluzioni drammatiche. C'erano stati ben 3 knockdown nella prima ripresa, noi ve ne abbiamo fatto vedere uno solo. Qui c'è l'arbitro che richiama Foreman, c'è Dick Sadler, il secondo di Foreman, che protesta correndo fuori dal ring. Ecco qui questo destro scagliato su uno Joe Frazier che in quel momento sembrava addirittura in fuga. Ogni volta Frazier
diceva ad Art Mercante di essere in grado di proseguire. Ecco, questo è un sinistro micidiale, questo di Foreman, e non è più riuscito a recuperare la sua lucidità Joe Frazier, anche perché Foreman non gliene ha dato il tempo. Ben 6 knockdown in 2 round. Ecco, addirittura sollevato da terra da questo destro Joe Frazier, era il 6° knockdown, ed Art Mercante decide di porre termine all'incontro, un incontro che ha determinato una grossa sorpresa e ha anche segnato un po' la fine della carriera di Joe Frazier, almeno ai livelli ai quali eravamo abituati a vederlo. Frazier ha continuato a combattere, ci sono state addirittura altre 2 sfide con Muhammad Ali, ma il Frazier del primo incontro con Ali, dopo questo incontro, non l'abbiamo più rivisto. Bene, e rimaniamo legati al nome di Frazier, ma cambiamo generazione, perché un buon fornitore di questo nostro programma è purtroppo per lui Marvis Frazier, il quale ha avuto solo questa sfortuna di essere figlio di un ex campione del mondo dei pesi massimi, quindi un pugile attorno al quale la pubblicità ha potuto lavorare di più, ed è stato portato a livelli che non gli competevano. Lo vediamo sul ring di Las Vegas il 25 novembre del 1983 al cospetto di Larry Holmes. Larry Holmes alla vigilia dice: non credo che Joe Frazier sia riuscito ad insegnare al suo figlio come evitare il mio jab sinistro, dal momento che quando mi allenavo con lui non ci riusciva nemmeno Joe, che pure è stato un grande campione. Queste le sovrane dichiarazioni di Larry Holmes, che ha messo a segno un gancio sinistro. Intanto c'è stata una presa un po' da catch che ha mandato Marvis Frazier sulle corde, poi torna a usare il jab sinistro Larry Holmes. È stato un atteggiamento provocatorio a un certo momento da parte di Marvis Frazier, che ha abbassato la guardia in torno di sfida. Forse per dimostrare a Larry Holmes di non essere assolutamente intimidito dal fatto di trovarsi a combattere per il titolo mondiale soltanto al suo 11° incontro da professionista. Tentato di portare un sinistro Marvis, poi ha ricevuto 2 volte il jab sinistro. Ha mancato un gancio destro Larry Holmes, portato con buona determinazione. Atteggiamento molto tranquillo fino a questo momento nell'angolo da parte di Joe Frazier. Si tratta di vedere se prevarrà l'esperienza pugilistica e la saggezza di un ex campione del mondo di fronte ai sentimenti di un padre. Il destro di Larry Holmes, e Marvis Frazier è al tappeto. Si è distratto per un momento Marvis Frazier, ed il destro dritto, preciso. E si è rialzato appena in tempo Marvis Frazier, ma secondo me non è in condizioni di sostenersi bene sulle gambe. Preciso, dritto, il destro di Larry Holmes alla punta del mento di Marvis Frazier. Cerca di prendere il vantaggio in questa situazione favorevole. Larry Holmes cerca di portare il colpo decisivo. Va a segno con un destro, porta il portante destro. Fa partire la dentiera. Quasi e ferma il combattimento. KO tecnico alla prima ripresa Larry Holmes. KO tecnico, giusto tempestivo l'intervento di Bill Clay, l'arbitro di questo incontro. Marvin Frazier ha pagato a caro prezzo un momento di disattenzione, ha abbassato la guardia. L'esperienza di Larry Holmes ha prevalso, il vento
destro dritto ha fulminato Marvin Fleischer, che è riuscito in qualche modo a mettersi in piedi, ma ormai aveva le lampadine spesse, non era più lucido e naturalmente non poteva più salvarsi di fronte a un pugile determinato, lucido ed esperto come Larry Holt. Al di là dei contenuti che non sono stati poi straordinari di questo incontro e al di là dello spettacolare KO, sono state forse delle immagini più significative che ci siano mai viste su un ring. Questo atteggiamento di Larry Holmes, che invitava l'arbitro a fermare il match mentre professionalmente stava compiendo la sua opera di demolizione nei confronti dell'avversario, è una delle immagini che mi ha colpito di più. Io quell'incontro quasi quasi avevo dovuto rinunciare a commentarlo perché avevo perso praticamente la voce. Avete visto che il commento era quello mio originale a bordo ring, ero arrivato a Las Vegas con un po' di febbre, avevo quasi perduto la voce, ho avuto bisogno di un paio di iniezioni per riguadagnarla almeno in misura sufficiente a poter fare il commento, ma ripeto, questa scena, queste immagini appunto del pugile che mentre colpiva l'avversario continuava a chiamare l'arbitro, a chiedergli di fermare, beh, ripeto, sono le immagini più umane che io abbia visto forse nella mia carriera di guardone di cose pugilistiche. Lo stesso Marvis Fraser, a Marvis Fraser non è stato purtroppo risparmiato un altro KO durissimo. 30 secondi è durato l'incontro con Mike Tyson che si è svolto il 26 luglio del 1986 sul ring di Glens Falls. Tra l'altro andare a Glens Falls, ci sono 3 ore di macchina dall'aeroporto di New York, per 30 secondi forse facendo il rapporto tra le ore di viaggio e la durata dell'incontro è stata la trasferta meno economica che io abbia mai compiuto, ancora meno economica di quella di andare a Tokyo per vedere Tyson contro Tubbs, almeno in quel caso l'incontro è durato 5 minuti, qui è durato soltanto 30 secondi, vediamo. Ecco qui Tyson e Marvis Fraser al centro del ring. Glens Falls si trova a nord di New York, nello stato di New York, upstate New York dicono gli americani. Erano ancora i tempi in cui all'angolo di Tyson c'era Kevin Rooney. Tyson non era ancora campione del mondo. Ecco qui Tyson che prende subito l'iniziativa. Non riesce, non fa in tempo ad organizzare un'azione difensiva Marvis Fraser, non uscirà più da quest'angolo, destro 2 volte, guardate la sequenza di fronte alla quale Marvis Fraser crolla, l'arbitro non ha nemmeno bisogno di ultimare il conteggio, si rende immediatamente conto che Marvis Fraser non ce la fa a rialzarsi. Praticamente Marvis Fraser non ha tirato nemmeno un pugno, non è uscito dai 2 metri quadrati che di quell'angolo. Si vede ancora il povero Jim Jacobs a fianco di Tyson nei momenti successivi al successo. Guardate il montante destro che entra nella guardia di Fraser. Ancora il destro. Fuori misura il sinistro, ma invece a segno il gancio sinistro, l'ultimo destro non arriva neanche al bersaglio perché Fraser stava già crollando. Una sola azione, impressionante comunque per potenza, per determinazione ed anche per precisione ad un certo punto, perché vediamo Tyson sbaglia spesso dei pugni, soprattutto quando deve ancora inquadrare l'avversario, ma nelle fasi decisive, nelle fasi conclusive, a quel punto diventa anche preciso. Dunque, abbiamo visto questo incontro, adesso facciamo un salto, cambiamo soggetti perché andiamo ad un incontro svoltosi il 12 dicembre del 1986 sul ring prestigioso del Madison Square Garden di New York. Protagonisti Tim Witherspoon e Bone Crusher Spaccaossa Smith. In realtà l'avversario di Witherspoon avrebbe dovuto essere Tony Tubbs. Tony Tubbs aveva ceduto il suo titolo dei pesi massimi versione WBA a Witherspoon nel gennaio dell'86 sul ring di Atlanta in Georgia, però Witherspoon era stato trovato positivo. Anziché togliergli il titolo, la WBA aveva semplicemente ordinato la ripetizione dell'incontro, appunto previsto per il 12 dicembre. Poi cos'era successo? Che Tony Tubbs a qualche settimana dal match si è reso indisponibile e il suo posto è stato preso da Bone Crusher Smith. Tim Witherspoon è andato sul ring da favorito, sembrava che fosse un incontro di normale amministrazione, poi invece le cose sono andate in modo diverso, come stiamo per vedere. Questi è Bone Crusher Smith.
che aveva avuto un momento di notorietà quando aveva messo KO la decima ripresa sul ring della Wembley Arena a Londra, Frank Bruno. E qui è iniziato il match come uno scattista che esca dai blocchi di partenza. Ha investito Tim Witherspoon dal primo colpo di gong e non gli ha mai consentito di respirare, non gli ha mai consentito di organizzarsi. Ha visto un bel destro andare a segno, perde poi l'equilibrio, scivola a sua volta al tappeto Von Crash Smith, ma naturalmente non viene contatto, si riprende subito, continua a mantenere l'iniziativa Smith. Ha provato a scagliare un destro Witherspoon, ma viene colpito d'incontro. Ed è stato quel colpo d'incontro che ha praticamente determinato la fine di Witherspoon, anche se naturalmente ci saranno altre fasi, anche se il calvario di Witherspoon tutt'altro che concluso. Sinistro, ecco, gancio sinistro, il destro praticamente non arriva al segno, comunque non serviva, ed è il primo knockdown subito da Tim Witherspoon. Witherspoon, ricordate, qualche anno prima, nel 1983, aveva disputato 12 bellissime riprese contro Larry Holmes, a mio giudizio non aveva nemmeno perso. Smith capisce di avere una grande occasione, mette una seconda volta al tappeto un avversario che ormai aveva i riflessi spenti e le gambe molli. Cerca di chiudersi, cerca di guadagnare tempo, spera di poter arrivare alla fine del round. Witherspoon cerca di evitare il terzo knockdown che determinerebbe automaticamente il KO tecnico, ma non ce la fa. Ecco qui, ecco, questo è il terzo knockdown e quindi c'è il KO tecnico. Mancavano ancora 48 secondi alla conclusione della prima ripresa e 48 secondi possono essere un'eternità. Quindi Tim Witherspoon, una delle più clamorose sorprese, ecco, nella storia dei pesi massimi, battuto al primo round da Von Crusher Smith. Von Crusher Smith avrà poi la soddisfazione attraverso questo incontro, avendo guadagnato una porzione, una fetta del titolo mondiale dei pesi massimi, quello della WBA, ha avuto la possibilità di affrontare Tyson, è uno dei quattro pugili che hanno terminato in piedi contro Tyson, è stato battuto soltanto ai punti il 7 marzo del 1987. Non solo è stato battuto soltanto ai punti, praticamente è scappato, si è chiuso in difesa per 11 riprese e tre quarti, poi negli ultimi 10-20 secondi dell'incontro, quando ormai sapeva di essere arrivato alla fine, ha scagliato un destro che Tyson ha accusato o comunque ha sentito. Bene, torniamo ad occuparci di Mike Tyson. Mike Tyson è un cliente affezionato di questa rubrica, di questo collage delle soluzioni molto rapide. Ecco, la più rapida di tutte è stata quella contro Michael Spinks. Parlo di incontri per il titolo mondiale, perché la più rapida di tutte in assoluto è quella che avete visto prima, i 30 secondi contro Marvis Frazier, mentre contro Michael Spinks l'incontro è durato 91 secondi, si è svolto il 27 giugno del 1988 sulla ring di Atlantic City. Ecco qui, Tyson prende subito l'iniziativa. Gancio sinistro, gancio destro, sinistro, destro, sinistro, ancora il destro. Cerca di tenere Spinks, cerca di guadagnare tempo, cerca di entrare nel match. Un destro basso di Tyson su un fianco. Intervento dell'arbitro Frank Cappuccino, destro due volte col destro, un destro al corpo, sinistro, gancio sinistro terribile, poi un destro al corpo ed è con il ginocchio per terra Michael Spinks. Si rimette in piedi quasi subito, distinto, ma ormai ha già assaggiato la potenza di Mike Tyson. E
forse la voglia di andare avanti gli è venuta un po' meno. Eccolo qui, colpito d'incontro da un destro di Tyson. Questa volta la caduta è più spettacolare ed è anche definitiva. Non ha assolutamente voglia di proseguire la sua via crucis Michael Spinks, e Mike Tyson, qui abbracciato da Kevin Rooney, che era ancora al suo angolo, difende il titolo mondiale. Guardate questo destro d'incontro, ecco, su uno Spinks che gli veniva avanti, non tanto per attaccarlo, quanto probabilmente per attaccarsi. Ecco che destro d'incontro. Sono colpi che non si digeriscono, sono colpi definitivi. Quindi Michael Spinks conclude la sua carriera, una carriera che gli ha consentito per rimanere a lungo campione del mondo dei medio massimi e per diventare il primo campione dei medio massimi capace di conquistare anche il titolo dei massimi. Michael Spinks lo ha conquistato battendo Holmes, lo ha difeso contro lo stesso Holmes, poi ha disputato un incontro che non aveva l'etichetta di campionato del mondo, ma atteso con grande curiosità negli Stati Uniti contro Jerry Cooney, messo KO alla quinta ripresa, e poi ecco qui ha dovuto affrontare Tyson e è andata come avete visto. Un salto indietro di qualche anno, c'è stata una conclusione molto rapida, 61-62 secondi in un match valevole per il titolo mondiale dei pesi massimi versione WBA tra Michael Dawkes e Mike Weaver. Il campione era Mike Weaver, il ring era quello di Las Vegas, la data, ripeto, 10 dicembre 1982. Ecco qui Michael Dawkes, pantaloncini bianchi. Mike Weaver. Mike Weaver è diventato campione mettendo KO la quindicesima ripresa John Tate sul ring di Knoxville. E qui Dawkes ha investito subito l'avversario, Weaver va al tappeto, si rialza, non sembra particolarmente scosso, knockdown legittimo comunque, l'arbitro Tony Curtis lo conta, fa riprendere. Continua a colpire Dawkes, Tony Curtis osserva da vicino, molto chiuso nella sua guardia Weaver, che vuole evidentemente prendere tempo, ecco qui, sembra che l'arbitro voglia soltanto dividere i due pugili e invece a sorpresa dichiara Michael Dawkes vincitore per KO tecnico alla prima ripresa. Ecco, una soluzione abbastanza sorprendente, discussa e discutibile. Io alle volte sono quasi sempre d'accordo con gli arbitri quando fermano un match. Ecco, in questo caso mi pare che Mike Weaver fosse in condizioni di continuare, che comunque la serie di Michael Dawkes non fosse così continua e così pericolosa da consigliare un'interruzione del match. Dello stesso avviso è stata in quell'occasione la WBA, che ha deciso di far svolgere un incontro di rivincita che si è disputato il 20 maggio del 1983, quindi 5 mesi più tardi, un incontro di rivincita che tra l'altro si è concluso con un verdetto di parità che nella storia del campionato del mondo dei pesi massimi è un'autentica rarità, era soltanto la terza volta che si determinava un verdetto di questo tipo in tutta la storia del pugilato, parlo di mondiali dei pesi massimi, tra l'altro un incontro che mi ha dato una certa soddisfazione perché io proprio sul mio famoso personalissimo cartellino avevo alla fine un verdetto di parità, ho detto in telecronaca diretta, dico, secondo me il match è pari, sarà molto difficile che i giudici americani concedano un verdetto di questo tipo, però secondo me il match è pari, poi invece ho avuto la soddisfazione una volta tanto di essere d'accordo con i giudici. Dicevo appunto che il match, comunque questo incontro qui, aveva giustificato una rivincita che si è svolta qualche mese più tardi. Abbiamo poi un incontro che ci interessa da vicino, ho parlato prima dei mondialini, ecco, i mondialini sono stati secondo me una pessima idea del WBC, purtroppo sottoscritta anche dai nostri dirigenti, i quali se ne sono addirittura fatti un vanto di aver appoggiato questa iniziativa. E il mondialino, perché così sono stati battezzati immediatamente, in tono un pochino riduttivo, bisogna davvero dirlo. E Francesco Damiani ha incontrato sul ring di Lucca il 14 febbraio del 1987 per il mondialino dei pesi massimi l'americano Eddie Gregg, la cui qualificazione per un incontro di questo genere era abbastanza discutibile.
comunque è stata una buona occasione per Francesco Damiani di trasformarsi in picchiatore. Vediamo l'incontro. Gelfi, Elio Gelfi all'angolo di Damiani, questi Eddie Gregg, 24 vittorie di cui 19 per KO, 2 sconfitte e un pari, 98 e 300 Gregg, 101 kg Francesco Damiani. Il ring di Lucca, Palazzo dello Sport gremito. Don't wait all'angolo, dicono ad Eddie Gregg, non aspettare. Non aspettare sarà invece Francesco Damiani, come vedremo tra poco. Finora c'è un confronto tra i jab sinistro dei due pugili. Damiani dà maggiore incisività al suo jab sinistro ora. Ora scaglia anche il destro due volte, soprattutto il primo abbastanza incisivo. Ancora il destro, poi il sinistro di Damiani. E cominciano a tremare le gambe di Gregg. Destro, sinistro ancora. Gancio sinistro, molto buono, montante destro, ancora il gancio destro, destro ancora. Cerca di tenere Gregg, ma ormai Damiani gli ha preso le misure col gancio destro tre volte consecutive. Vedete che le gambe non sostengono più Gregg, Damiani col gancio destro. Vedete che l'arbitro è caduto per terra, ha perso l'equilibrio l'arbitro, prima ancora di quando non lo abbia perduto Eddie Gregg. Gancio sinistro, gancio destro, e c'è l'arbitro che determina, decreta il KO tecnico senza attendere che Gregg finisca al tappeto. Qui c'è stata un'immagine, l'abbraccio di fuori dal ring, per abbracciare la sua ragazza. È stata un'immagine che prontamente Popi Bonnici, che era il regista in quell'occasione, però ha colto. Bene, qui si conclude la rassegna di queste soluzioni prima del limite riservata ai pesi massimi, ma qualche volta finiscono rapidamente anche gli incontri di altre categorie. Lo vedremo dopo averla. Come ho detto prima, non soltanto i pesi massimi non sono gli esclusivisti delle soluzioni in una sola ripresa, comunque delle soluzioni lampo. Questo si può verificare anche in altre categorie. Quindi innanzitutto l'occasione è per un omaggio a Marvin Hagler, ex campione del mondo dei pesi medi, un incontro del 7 marzo 1982 sul ring di Atlantic City, il suo avversario Caveman Lee. Quindi Marvin Hagler. Eccolo qui Hagler in guardia destra, pantaloncini neri. Lì assume addirittura l'iniziativa, non sa che cosa va incontro. Colpisce con un destro comunque Hagler, pur retrocedendo. E ora Hagler perde la pazienza, affonda i colpi, conclude con un gancio destro, Caveman lì al tappeto, si rimette in qualche modo in piedi. L'arbitro è Larry Hazard, che ora è il commissioner dello stato del New Jersey. E a questo punto la conclusione è solo una formalità, figuriamoci se Hagler si fa sfuggire l'occasione di chiudere subito. Tra l'altro contro un avversario che non era certamente tra i più pericolosi, un avversario che non avrebbe mai dovuto avere una chance a livello mondiale. E qui, mentre Caveman lì crolla per una seconda volta al tappeto,
Larry Hazard ferma il match, quindi vittoria lampo per Marvin Hagler. Ripeto, un episodio del 7 marzo 1982. Rimaniamo nei pesi medi, è una pagina che ricordiamo con un po' di tristezza, perché ha avuto per protagonista in negativo il simpatico Sumbu Kalambay contro Michael Nunn, il match il 25 marzo di quest'anno sul ring di Las Vegas, in palio il titolo mondiale dei pesi medi versione IBF. Ecco qui, Sumbu Kalambay. Vedete che Michael Nunn è già praticamente al centro del ring. Primo colpo di gong. Michael Nunn combatte in guardia destra, utile molto elegante, che non veniva accreditato di una grande potenza. E forse questo che ha tratto in inganno Kalambay. È stato Nunn a prendere subito l'iniziativa, mostrando una notevole sicurezza. Secondi di match, 55, 56, un minuto. Un minuto e 9 secondi, ecco qui il gancio sinistro di Michael Nunn. Ecco, vedete il tempo che scorre, cioè siamo a un minuto e 18, un minuto e 19, un minuto e 20. E viene decretato il KO. Viene decretato giustamente il KO perché cerca in qualche modo di rimettersi in piedi Sumbu Kalambay, non ce la fa proprio, quindi Michael Nunn vince per KO alla prima ripresa. Nessuno pensava ad una conclusione così rapida. Nunn veniva considerato un ottimo tecnico, come del resto Kalambay, si pensava quindi ad un match destinato a percorrere tutta la rotta delle 12 riprese, e invece questo momento di disattenzione di Kalambay, che ha pericolosamente abbassato il destro, ha consentito a Nunn di andare a segno con il gancio sinistro. Ecco, lo rivediamo. Ha abbassato il destro e qui il gancio sinistro definitivo. Si è detto sulle prime, forse in una fase successiva dell'incontro Kalambay quel colpo avrebbe potuto assorbirlo, io ho qualche dubbio, il gancio sinistro era molto molto preciso, forse sarebbe stato definitivo in qualsiasi momento dell'incontro. Scendiamo di un paio di categorie, bisogna, anche per passare di pochi, una differenza di pochi chili già determina un passaggio di un paio di categorie, adesso ci sono 17 categorie di peso, un autentico scandalo. Comunque, scendiamo dai medi ai welter, troviamo Lloyd Onegan contro Gene Hatcher sul ring di Marbella in Spagna il 30 agosto del 1987. Gene Hatcher era stato campione del mondo dei welter junior, battendo a sorpresa nel 1984 sul ring di Buffalo Bumfus, ecco, e qui invece si propone come sfidante di Lloyd Onegan, che aveva conquistato il titolo mondiale dei pesi welter con un risultato a sorpresa, una vittoria su Donald Carr. 30 agosto 1987, Marbella in Spagna. Onegan già al centro del ring che attende Gene Hatcher. Gene Hatcher riconoscibile per la striscia bianca sui pantaloncini più lunghi. Potenzialmente un campione Onegan, ma un uomo disordinato. Ecco qui, vedete, in pochissime battute il destro di Onegan si abbatte su Gene Hatcher, che finisce al tappeto. Dicevo, un uomo disordinato Onegan, la cui carriera non è stata brillante come avrebbe potuto essere, ufficialmente non si è ancora conclusa. Ecco qui un'altra raffica di colpi si abbatte su Gene Hatcher, che si affloscia, è il caso di dire, al tappeto.
Abbiamo visto questo Hatcher che secondo me non era assolutamente all'altezza di battersi per il titolo mondiale dei pesi welter. Come welter junior aveva colto questo successo a sorpresa su Bumfus, poi era stato battuto molto nettamente, ricordate, dall'argentino Ubaldo Sacco, poi a sua volta sconfitto da Patrizio Oliva. Questo, ecco, ma a livello peso welter questo Hatcher è praticamente risultato inesistente di fronte ad Onegan. Rimaniamo nei pesi welter, vediamo Mark Breland contro il coreano Lee il 4 febbraio di quest'anno sul ring di Las Vegas. Breland in realtà avrebbe dovuto affrontare Tomas Molinares, un pugile colombiano che aveva conquistato il titolo qualche mese prima, ma che poi si è reso indisponibile, quindi il titolo è stato dichiarato vacante, e per il titolo vacante Mark Breland ha avuto in dono, si può dire, questo coreano, perché i pugili coreani, un altro ritornello, ma vale la pena ripeterlo ancora una volta, i pugili coreani al di fuori delle minime categorie di peso difficilmente si sono dimostrati validi. Comunque Breland contro Lee, 4 febbraio 1989. Caesar Palace di Las Vegas, eccolo qui, lì. Elegante figura, filiforme figura di Mark Breland, Joe Fariello all'angolo. Notate la differenza di statura tra i due pugili, d'altra parte. Così come quasi sempre, anzi o sempre, Mike Tyson è più piccolo dei suoi avversari, succede sempre che Mark Breland sia più alto dei suoi avversari. 1,88 per un peso welter. Guardate l'eleganza con la quale Breland va a segni. Tra l'altro un avversario che lo favoriva andandogli incontro, vedete che cade sul destro di Breland lì. Le gambe non lo sostengono quando cerca di rimettersi in piedi. You ok? La solita domanda e la solita inevitabile risposta. Come no? Dice, sto benissimo, dice lì. Guardate come sta bene. Ecco, poi immediatamente l'arbitro si pente e ferma subito dopo l'incontro. In un minuto Mark Breland riconquista il titolo mondiale dei pesi welter. Un titolo che aveva perso quando Marlon Starling lo aveva battuto per KO all'undicesima ripresa, ma un titolo del quale si è confermato degno e lo vedremo tra un pochino. Ma scendiamo comunque di categoria per andare tra i leggeri junior. Roger Mayweather contro un cileno, Villablanca. Ecco, Villablanca è un cileno che ha affrontato Mayweather il 17 agosto del 1983. Il Cile è un paese senza tradizioni pugilistiche, ogni tanto magari un pugile riesce sui ring di casa a costruirsi un record accettabile, con qualche spinta viene inserito nella classifica mondiale, purtroppo per lui gli viene concessa anche l'opportunità di battersi per il titolo mondiale. Vediamo che cosa è capitato al povero Villablanca sul ring di Las Vegas. Mayweather nerissimo. Mascella un po' fragile quella di Mayweather, ma pugno straordinario. Il destro e poi due sinistri al corpo concludono l'opera di demolizione da parte di Roger Mayweather. Si rimette in qualche modo in piedi. Purtroppo per lui l'arbitro fa proseguire. C'è un destro di Mayweather e il crollo di Villablanca. Sfortunato protagonista di un campionato del mondo che non era fatto per lui. Vedete che non ce la fa a rimettersi in piedi, giustamente l'arbitro ferma. Avrebbe potuto fermare addirittura dopo il primo knockdown. Dicevo prima di questo Mayweather, grande picchiatore, ma mascella abbastanza fragile. Lo abbiamo scoperto per la prima volta, la fragilità di questa mascella, che si era intuita in un match contro Samuel Serrano, tra l'altro un match che aveva fruttato a Mayweather il titolo mondiale sul ring di Porto Rico. Ecco, la dimostrazione più lampante l'ha fornita Rocky Lockridge il 26 febbraio del 1984 sul ring di Beaumont nel Texas. Vediamo. Rocky Lockridge. Lockridge è più piccolo. Buona fortuna a tutti e due, dice Art Mercante, l'arbitro.
Luduva all'angolo di Rocky Lockridge. Guardate come Nero Mayweather fa paura. Uno sguardo esprime feroce. The victory over Cornelius Posa Edwards, fighting the champion, Roger Mayweather. He's got to be thinking about this first round jinx that he's got. Once he got put out by Laporte, once he got dropped by Posa Edwards, he's susceptible this first round. And the Black Mamba knows it. Nettamente più piccolo, Lockridge. Ron Laporte putting out Rocky Lockridge back in August of 81 in round two. And that one of the dark moments of the career of Lockridge. He has managed to come back, and Lockridge was put to the canvas by Posa Edwards, but able to survive. Curioso è che dei due pugili sicuramente Mayweather che aveva le più riconosciute qualità di picchiatore. Both fighters pack knockout punches, both their power, both love to put the pressure on each other. Un buon sinistro al corpo di Mayweather. Che aveva iniziato con molta determinazione questo match, forse con eccessiva confidenza. Il destro, avete visto il destro caricato molto bene da Lockridge, ha colpito la punta del mento Mayweather, crolla al tappeto, cerca in qualche modo di rimettersi in piedi, non ce la fa, è KO alla prima ripresa. Anche questa è una sorpresa di grandissime dimensioni, nessuno pensava ad una conclusione di questo tipo. Il destro di Lockridge, che forse non sarà un grande picchiatore, però tra la precisione di questo destro portato proprio così con scioltezza e la sospetta fragilità della mascella di Mayweather hanno determinato il risultato. Poi, come sapete, poi Mayweather è riuscito a conquistare il titolo mondiale dei Welter Junior, lo ha anche difeso in alcune occasioni, ha battuto Vinny Pazienza tra gli altri e poi ha dovuto consegnare il titolo ad un campione più grande di lui, Julio Cesar Chavez. Bene, in chiusura andiamo a ritrovare il nostro amico Mike Tyson. Mike Tyson aveva impiegato 91 secondi per battere Michael Spinks, beh, ha avuto bisogno di 2 secondi di più per liquidare Carl Williams il 21 luglio del 1989. Approfitto dell'occasione per fare a Tyson gli auguri. Tyson, come sapete, avrebbe dovuto combattere il 18 novembre sul ring di Edmonton in Canada contro Razor Ruddock, si è ammalato, l'incontro è stato rinviato ai primi di gennaio. Vediamo comunque Tyson nella sua ultima difesa del titolo mondiale contro Carl Williams. L'arbitro Randy Newman. Il ring è quello di Atlantic City. Il sinistro, ecco qui, questo è il sinistro che ha risolto il match. Facciamo attenzione a quello che succede ora. Guardate la fatica che compie Carl Williams per rimettersi in piedi. 8, 9, lo guarda, ecco. Randy Newman lo guarda negli occhi, non reagisce, non risponde Williams. Guardate la precisione del gancio sinistro, tra l'altro. Ebbene, quando è stato certo Williams che ormai l'arbitro avesse decretato il KO tecnico, ebbene, in quel momento allora ha cominciato a protestare, ha cominciato a sostenere di essere in grado di proseguire, ha addirittura chiesto Williams e così il suo procuratore hanno addirittura chiesto che l'incontro venisse annullato o comunque venisse ripetuto, probabilmente per il desiderio di incassare un'altra grossa borsa. Tyson è una banca in un certo senso, perché elargisce almeno $1 milione, non lo si nega a nessun sfidante, qualcuno ne vorrebbe 2, ne vorrebbe 3, è forse per questo che gliene vengono preferiti altri, perché per lo stesso prezzo